Buongiorno a tutti, come state? Spero tutto ok. Oggi volevo farvi vedere un materiale termotrasferibile da Magic Brillant. È questo, è un materiale che ha dentro dei brillantini colorati. In questo caso è un nero con dei brillantini argentati. Volevo farvi vedere con una scritta, una cosa molto molto semplice. Quindi l'ho appena intagliato con un plotter da taglio. Adesso non faccio altro che andare a togliere le parti interne praticamente della scritta e poi lo andiamo a trasferire su una maglia di cotone. Ok? Molto molto semplice. Allora, mi era venuto in mente, cioè veramente guardando online avevo trovato questa scritta, era una roba abbastanza carina, dato che tra un po' è la festa della mamma, allora sicuramente potrebbe essere uno spunto per fare un regalo. Ok. Spiritoso. Ok. Questo è il nostro, quello che sto utilizzando è uno spellicolatore con la luce, mi risulta comodo andare ad utilizzare. Ok. Questa praticamente è la scritta. Okay. Perfetto, adesso non mi rimane altro che andarlo a ritagliare e poi a trasferire sulla maglia. Il liner è trasparente. L'unica cosa, quando fate questa operazione, assicuratevi che tutti i pezzi siano tolti, se no, se rimane un filettino, poi viene trasferito. Per farvi vedere due secondi come ho fatto a fare l'intaglio, sono andato sul nostro software Magic Cut. Questo è il testo, quindi il software riprende tutte le immagini, i caratteri true type che ci sono all'interno del PC, più ha una sua serie di font proprietari. Io qui posso vedere praticamente qualsiasi carattere come viene, posso decidere la dimensione eccetera eccetera, e poi non faccio altro che andare a tagliare il tutto. Da qui posso decidere di andare a rilevare esattamente qual è la larghezza del rotolo che sono andato a inserire e posso andare a ovviamente ruotare l'immagine, di riflettere l'immagine orizzontalmente, perché devo chiaramente capire dove andare a perché devo andare a posizionare il transfer su una maglia, e poi posso ridurre, dare il numero di copie ovviamente, oppure ridurre, ruotare di 90 gradi, o ridurre la dimensione in maniera tale da farci stare più copie. Ok? Una volta che vado, vado a intagliare praticamente con il plotter da taglio. Ok. Torniamo sulla maglia. Spostato intanto la telecamera, mi faccio inquadratura. Ok, ottimo, sono a 165 gradi per 15 secondi.
La pressione nel caso del termotrasferibile è una pressione media, ok? Quindi non forte, ma neanche leggera come un pneumatico. Faccio un preriscaldamento della maglia, posiziono il mio transfer, vedo che si è centrato 3-4 dita dal collo e vado a pressare. Okay. Molto, molto. Il Magibrilla esiste praticamente in varie colorazioni e ha appunto dentro questi brillantini. È un, diciamo, un materiale fashion, quindi per la moda o cose del genere. Lascio raffreddare il mio materiale. E lo vado a staccare a freddo per accelerare il processo, giusto perché siamo in video. Metto la mia solita piastrella in maniera tale da raffreddare prima il materiale. Ok, si è raffreddato, basta. Faccio altro che prendere e togliere. E questa è la mia maglia. Mamma, moglie, capo. Un'idea carina per un regalo da fare alla mamma o alla moglie. Ok? Magic Brilliant, in bio trovate tutte le indicazioni e i link per andare sul sito a trovare il prodotto. Niente, come sempre vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao. Sì.